Allora, mister, veramente un'ottima la Voltresa, soprattutto nel primo tempo, altri 3 punti portati a casa. Forse l'unica pecca è che siete stati a certe volte poco lucidi sotto porta. Non è hai detto la cosa giusta, cioè nel primo tempo secondo me chiudere 1-0 è veramente un peccato. Abbiamo avuto 2 o 3 palle clamorose, dobbiamo essere più cattivi, perché poi comunque gli avversari giocano sempre alla morte. Loro comunque non sono una brutta squadra, hanno giocatori importanti, era una squadra che era come noi destinata ai primissimi posti, non hanno mollato fino a un secondo ed è giusto soffrire fino all'ultimo minuto. Oltre alla prestazione oggi, era comunque importantissimo tornare a ottenere 3 punti. Sì, diciamo che sì, no, oggi penso che siamo più che meritati, da quello che si è visto. Abbiamo, secondo me, anche giocato un buon calcio e abbiamo creato tanto e non siamo stati fortunati perché abbiamo preso gol uno pari su una deviazione, poi abbiamo preso un palo successivamente. Però oggi, ragazzi, hanno dato tutto quello che dovevano dare e sono riusciti. Sono contento per loro perché, guarda, se lo meritano perché si sono allenati di nuovo, cioè sempre si allenano bene e meritavano questa vittoria. In cima alla classifica, tante squadre era chiusa in pochi punti, un campionato che si deciderà alla fine. Non so i risultati delle altre, non, adesso poi li guarderò. E questo è un girone complicatissimo. Qui un giorno hai 5 punti di vantaggio, pensi di aver vinto il campionato, dopo 2 partite ti ritrovi terzo con 2 che ti hanno già superato. E noi guardiamo partita per partita e cerchiamo di migliorare sempre.